Però io all'inizio ho lasciato qua una predizione. Ti chiedo di girarla. Abbiamo un 2 e un 3. 23. 23. Conta. Impossibile. Eccoci ora alla sezione dedicata ai giochi matematici e automatici. Ovviamente sono qua con lo zio Hyde che ne sa a pacchi, quindi spiegaci un po' quello che sai di questa tipologia di effetti e poi ce ne fai vedere qualcuno. Certo, vabbè, allora, intanto spieghiamo cosa vuol dire matematici e automatici. Lo dice già la parola, matematici chiaramente significa che hanno dei principi, sono legati a principi matematici attorno alle carte, attorno ai numeri. Quindi magari dei procedimenti, dei conteggi, delle cose che creano un effetto magico se chiaramente coperti nel giusto, nel migliore dei modi. Automatici invece vuol dire che seguendo determinati step sempre identici e uguali il gioco funziona. Quelli chiaramente mi piacciono un pochino meno perché sono quei giochi che in realtà se lo spettatore rifà ottiene lo stesso effetto. Okay. Quindi secondo me è giusto compromesso che siano matematici ma molto semplici da eseguire. Okay, che lo spettatore anche rifacendoli non possa assolutamente arrivare al principio, ma per noi c'è meno sforzo a livello tecnico. Chiaramente. Ho capito, figata. Ovviamente però spesso i giochi matematici perdono un po' del lato magico, l'effetto magico, perché se io inizio a contare, far fare mazzetti, chiaramente si perde un po' la magia. Quindi è bello tirar fuori da quei principi in realtà poi un effetto fatto bene che faccia percepire la magia. Ho capito. E quindi che cosa consigli di fare quando uno ha un gioco matematico o automatico? Allora, io consiglio di giustificare ogni azione fatta, cioè far capire perché io sto prendendo proprio, che ne so, 7 carte, metti, ti dico, esempio a caso. Perché proprio 7? Perché ti faccio fare proprio 2 mazzetti? Cioè, trovare una presentazione che giustifichi quelle mosse, quei passaggi che sembrano un po' troppo macchinosi. Ho capito. Chiaramente ci sono giochi matematici più difficili e più facili con effetti diversi. Io te ne faccio vedere uno adesso che faccio molto spesso perché è molto semplice eppure è matematico e l'effetto secondo me è forte impatto, quindi te lo faccio vedere. La cosa bella è che come in tantissimi, quasi tutti i giochi matematici, posso farti mischiare il mazzo, quindi perfetto. Già qua si parte molto bene e si toglie il dubbio allo spettatore. Guarda, in questo gioco io voglio andare a prendere una predizione, ok, che sono 2 carte che comporranno un numero, decine e unità, ok, molto semplice, un numero di 2 cifre, quindi vado a prenderlo, spero di trovare questo, ok, e questo, perfetto, già qua, guarda, e ne metterò così dalla nostra parte, no, quindi decine e unità. Ora lo tengo coperto perché è una predizione che ci servirà alla fine. Figata. Ora ti chiedo di fare una cosa, ti chiedo di andare a dividere il mazzo in 3 mazzetti in questo modo perché dovremo scegliere una carta, ora capirai perché. Quindi dividilo, chiaramente non importa essere precisissimi, cioè come vuoi, e ti dico, da questo mazzetto, sarai d'accordo con me, io potrei conoscere l'ultima carta perché viene dal fondo. Potrei. Di questo che invece viene dalla cima potrei conoscere la prima carta. Potresti. Quello di cui non so nulla perché è tagliato in entrambi i modi è questo. Certo. Quindi ti chiedo di prendere la prima carta, guardarla e farla vedere. Quella è la tua carta. Fatto. Bene, rimettila lì. Ok. Ora io chiaramente non so dov'è la tua carta. No, oddio, sai dov'è. So perché so che è qua. Quindi ti chiedo di prenderlo, tagliarlo e completarlo. Ora in teoria non lo so. Però in realtà so più o meno dove hai tagliato. Quindi mi giro, taglio e completi, così togliamo ogni dubbio. Ok. La cosa bella è che ora non so dove hai tagliato, quindi anche se io andassi a vedere le carte così provassi a ricondurre dal taglio che hai fatto, sarebbe impossibile per me capire dov'è la carta. Assolutamente. Però io all'inizio ho lasciato qua una predizione. Ti chiedo di girarla. Abbiamo un 2 e un 3. 23. 23. Conta. Impossibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Qual era la tua carta? Era il 4 di quadri. 4 di quadri. Olè, 4 di quadri. Che bellissimo. Questo secondo me è molto bello. Molto. E se vedi, è vero che magari c'era la divisione dei 3 mazzetti, ma non ti è sembrato di fare cose troppo macchinose. Anzi, hai sempre mischiato. Non sembra neanche matematico automatico. Non sembra assolutamente automatico. Zero. Dal mio punto di vista, io non tocco quasi mai le carte, se non per prendere queste 2. Quasi mai, sì. Te lo spiego, ve lo spiego. Spiega. Bene ragazzi, vediamo come funziona questo gioco, ma vedete che è davvero molto semplice e io lo uso spessissimo e viene da Conticello. Allora, prima di tutto l'unica cosa fondamentale è avere un mazzo completo, quindi di 52 carte. Quello che andremo a fare è chiaramente far mischiare il mazzo allo spettatore, quindi potrà mischiare quanto vuole e come la performance posso andare a prendere 2 predizioni, anzi dirò proprio che vado a prendere una predizione. Mentre lo faccio, ed è qui l'unica cosa un po' difficile, io mentre guardo le carte in realtà conto dal fondo 23. Io faccio questa cosa di solito, le passo di 3 in 3, quindi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, continuo la 23 e vedo l'asso di picche. Questa è la mia carta chiave.
E il concetto di carta chiave è semplicemente una carta che io devo ricordarmi, perché poi ci servirà dopo. Quindi l'unica cosa che devo fare è memorizzarmi la 23esima carta dal fondo, che in questo caso, molto semplice, asso di picche. Fatto questo, passate queste, vado a prendere in tutta tranquillità le mie predizioni, che sono un 2 e un 3. Quindi le metterò chiaramente coperte in questo modo, 2 e 3, e avrò finito questa parte. Quindi so la 23esima carta partendo dal fondo e ho messo la mia predizione. Ora l'unica cosa che dovrò fare sarà far tagliare allo spettatore in 3 mazzetti. Io consiglio sempre, ragazzi, di far vedere allo spettatore quello che deve fare, per non avere dubbi, per essere sicuro che non vada a sbagliare. Quindi proprio gli dico: guarda, ora prendi il mazzo e dividilo in 3 mazzetti così. E lui chiaramente farà esattamente questa cosa. Lui andrà quindi casualmente a dividere. E la cosa interessante è che la carta chiave finirà sicuramente nel mazzetto in mezzo. Quindi l'asso di picche, ora infatti andiamo a vedere, guardate, infatti è nel mazzo in mezzo, perché era 23esima dal fondo, quindi è molto probabile. A questo punto io giustificherò questa divisione dicendo che appunto lo spettatore deve andare a prendere una carta e che questo mazzetto viene dal fondo, quindi potrei conoscere l'ultima. Questo viene dalla cima, quindi potrei conoscere la prima. Mentre di questo, siccome lui ha tagliato dove voleva, per questa è la cosa bella di dividere in 3, non posso conoscere niente. Quindi lui andrà a memorizzarsi la carta, in questo caso asso di quadri, la teniamo girata così possiamo continuare a seguirla. E qua a me piace fare questa gag, insomma questo climax dove dico adesso non so dove è la carta, in realtà lo so perché so che è prima, quindi chiedo allo spettatore di tagliare, ancora più casuale. Gli dico: ora non so dove è la carta, ni, perché ho visto dove hai tagliato. Quindi con questa scusa gli facciamo tagliare ancora mentre non guardiamo. Questo è molto bello perché convince lo spettatore e soprattutto mi dà modo di arrivare al punto fondamentale del gioco, che quando mi giro, siccome lui ha ritagliato ed è molto più convinto, posso dirgli: quindi anche se guardassi le carte in questo modo non potrei mai capire dove sei andato a tagliare. Mentre gli faccio il gesto di dirgli non saprei dove sei andato a tagliare, quello che devo fare è cercare la mia carta chiave, che in questo caso è l'asso di picche, e portarla sul fondo. Quindi se io sono così faccio questo gesto, in questo caso è solo una carta, e ricompongo il mazzetto in modo che l'asso sia in fondo. Molto semplice, mettiamo caso che ci siano più carte, questa è la situazione. Io vado a prendere il mazzo e gli dico: guarda, anche guardandolo in questo modo non potrei capire dove hai tagliato. Io ho già messo l'asso qua e quindi quello che faccio è spostare le carte che erano sotto sopra. Fine. Una volta che io ho messo la carta chiave sotto, il gioco è automatico. Basta riprendere mazzetti così. Quindi voi li avete aperti in questo modo e li andate a riprendere in questa direzione. Quindi li invertite sostanzialmente. La cosa che vi dovete ricordare è sempre da sinistra a destra, così non vi confondete mai. E la cosa bella della presentazione che ho usato è che quando finisco e dico: quindi non posso sapere assolutamente dove hai tagliato, dico: però inizialmente ho lasciato una predizione. Mentre lo dico, ricompongo i mazzetti per togliere importanza a questo momento in cui li ricompongo. Cioè, come se fosse una cosa casuale, per rimettere a posto il mazzo, dico: però all'inizio ho lasciato una previsione. Boh, 2, 3, si gira per la prima volta, 23, e ora vi farò vedere, che essendo qua ormai automatico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, l'asso di quadri, la carta dello spettatore, è in 23esima. Pulitissimo e molto semplice. Quindi, ricapitolando un attimo i punti chiave di questo gioco, perché chiaramente facendolo molte volte diventa sempre più semplice, ma inizialmente bisogna un attimo entrare nell'ottica. Il mazzo si può far mescolare, quello che devo fare è andare a vedere la 23esima carta dal fondo e ricordarmela, e questo è l'unico passaggio difficile. Io vi consiglio con l'allenamento di cercare di parlare in questo momento. Se voi adesso andate a rivedere la performance, io mentre contavo le carte non sono mai stato in silenzio, così non ho mai dato l'impressione allo spettatore di contare, e questo è fondamentale. Io ho proprio detto: ok, ora vado a prendere 2 carte che saranno la mia previsione, e io so già di aver scorso 9 carte, cioè nella mia testa, andando di 3 in 3, tengo il dato lì mentre sto parlando. Quindi continuo 12, 15, 18, 21 e vedo qua l'asso di fiori. Quando arrivo qua io posso rilassarmi, perché non sto più contando e devo solo ricordarmi questa carta. Quindi a questo punto posso dire: ok, sì, questa, 2 e 3, e l'ho presi. Una domanda che può sorgere spontanea è: ma se nella seconda metà del mazzo non c'è un 2 o non c'è un 3, come faccio? Per probabilità è quasi impossibile che non ci siano un 2 o un 3 in tutte queste carte rimanenti. A me davvero non è mai successo facendo questo gioco. Se dovesse succedere che tutti i 2, tutti i 3, quindi stiamo parlando di 8 carte, tutte in questo mazzetto, quello che posso fare è chiaramente andarle a prendere da qua, quindi magari prenderò il 3 da qua,
e quindi in realtà la carta che devo ricordarmi non è più l'asso di fiori, ma è quella immediatamente dopo, perché ho tolto una carta dalle 23 da sotto. Ma vi assicuro che non capiterà quasi mai, anzi a me non è mai capitato. O chiaramente posso spostare una carta da sopra a sotto, giusto per fare il tutto in maniera più pulita possibile, senza maneggi o scambi di carte strani. Comunque sì, appunto, ci ricordiamo la 23esima. Andando proprio molto veloce, ho il 2 e il 3 chiaramente coperti qua. Quello che devo fare è sempre tre mazzetti, dire la scusa del perché li ho aperti e tutto, far scegliere la carta, far tagliare quante volte voglio, andare a cercare la mia chiave, che era l'asso di fiori nel nostro caso, e faccio la stessa identica cosa, quindi chiudo e conto 23 e il gioco è fatto. Quindi questa era la prima magia matematica, secondo me davvero molto molto bella, quindi direi buon allenamento.